con Valeria Di Pietro, portate da Barcauri. Buonasera a tutti. Tu, insomma, sei qui per la prima volta, anche perché non sei del posto, ma sei di San Marzano sul Sarno, dove fanno i pomodori, mi hanno detto. Li fanno ancora, sono ancora fabbriche di conserva. Poco, infatti, quasi non esiste più. Difatti, immaginavo. Questo è un percorso principalmente ispirato al colore, al cromatismo. Sono quasi tutti acquerelli, tranne due pezzi che invece sono due ore su tela. E riflettono innanzitutto la tua grande passione per il gel, cosa che si sposa alla perfezione con questo posto e nasce proprio per... Sì, è un piccolo tempio del jazz della provincia, possiamo dire. Quindi infatti ci sono dei lavori ispirati da Vishai Cohen, Pat Melini e poi c'è un altro musicista, Speranza Spalding, che è una contrabbassista contemporanea, riesce a cantare e a suonare contemporaneamente col contrabbasso, quindi è una brava ragazza. Ha suonato anche per il presidente Obama, è la sua preferita praticamente, e ispira molto, le scale che riesce a fare con lo strumento e la voce ispirano molto. Ah, c'è anche un altro musicista, se non mi sbaglio, oppure no, sono questi, sì, sono tre. Sei appassionata soltanto del jazz o hai provato anche a cimentarti? Avevo cominciato a suonare il pianoforte, però è meglio che l'ascolto solamente, perché non è che... No, sono più brava con i colori che con gli strumenti, quindi è meglio che mi limito a dipingere. Quindi poi giustamente hai cercato di trasferire questa versione su te. Hai frequentato un piccolo istituto d'arte? No? Ah, sei totalmente autodidatta. Ho frequentato il liceo scientifico, sono iscritta a biologia, ma come istituti d'arte non ho mai frequentato niente. E è una cosa che tengo per hobby, mi piace vivere per hobby. Quindi ho fatto tutto da sola, in pratica? Sì, tutto da sola. Sì, mi piace, è come una sorta di liberazione dell'anima. E mi attengo poco agli stili accademici, è una cosa molto istintiva e spontanea. Quindi sì, è solo mia. No, prego. No, mi piace insomma il tuo percorso, perché poi è visibile che attingi a mani piene dal tuo universo emotivo. E appunto non c'è dietro un insegnamento didattico, è molto istintivo. Ed è meglio che sia così per me, perché a volte la didattica può mettere i paraocchi, magari non riesce a tenere aperta la mente su quello che vuoi dipingere. Oltretutto, i soggetti preferiti dei tuoi lavori sono principalmente donne, volti, corpi, comunque trasfigurati e poi resi soprattutto attraverso il colore. A me piace molto la tua palette cromatica perché è molto pastellata, molto, la trovo molto serena. Sono colori molto luminosi, intensi però positivi. Sì. La positività è diciamo, il soggetto femminile, la positività che emanano, vengono da dentro di me, è una sorta di viaggio mio interno che poi esterno con colori e situazioni diciamo rilassanti. Quindi vivi questa cosa all'insegna del totale relax, nel senso che per te è una parentesi. Una parentesi dell'anima, se così la vogliamo definire, e che appartiene solo a me. È un po' forse un po' egoistica, però mi piace che sia così. Penso che sia così un po' per tutti gli artisti, che poi una cosa possa essere condivisa o meno. Sì, sì, è una cosa in più, però alla fine l'arte nasce proprio per darci respiro. E continuiamo
a respirare con la musica, con il jazz. Questa sera sul palco abbiamo il trio, il Capri Jazz Bar Trio, con Carmine Cataldo al pianoforte, Antonio De Luise al basso elettrico e Franco Gregorio alla batteria. Buona musica, tutti grazie a voi.